Alex, mi senti? Eccomi. Il terminale è andato. Merda. Se non c'è un antennista nelle vicinanze, dovrai accedere manualmente al pannello di manutenzione. Ok, si può fare. Sì, beh. Prima bisognerà trovarlo. Una volta li installavano molto in alto. Praticamente in cima alle antenne. Un'altra scalata. Benone. Settembre 1982. Sono solo. Tutti gli altri sono morti. Meglio così. Li ho guardati dalle scogliere mentre la loro imbarcazione di fortuna era in balia della tempesta. Le nubi sembravano un pugno pronto a infrangersi in acqua per stritolarli senza pietà. Nessuno è sopravvissuto alla furia degli elementi. Ho osservato attentamente, la tempesta è stata improvvisa, isolata, e si è placata altrettanto repentinamente. Non era casuale, insomma. Questo è il punto. Sembrava viva, dotata di volontà propria. Non capisco cosa stia succedendo su quest'isola, non ancora. Ma per fuggire dovrò comprendere questi fenomeni. Mi aspetta un lungo, lungo lavoro. Spero che quell'antenna funzioni.
Quanti ce ne sono? Ottobre 1990. Ho evitato accuratamente tutti i naufraghi giunti sull'isola nel corso degli anni. E di quelli che ho incontrato non ho avuto pietà. Ma ora ho bisogno di aiuto. Per proseguire le mie ricerche devo avere il pieno controllo dell'isola. Radunerò un manipolo di fedeli seguaci, gente che capisce la necessità di esercitare e mantenere il controllo. Ma soprattutto gente abituata a sporcarsi le mani. La violenza è insita nella natura dell'isola. Io garantirò organizzazione, lavoro, uno scopo per cui vivere. E appena avrò il potere assoluto, scoprirò il vero segreto delle tempeste. Non la vedo!
Parla! Proteggiamo l'antenna, perdiamola a tutti i costi! Forza, voglio fuoco e fiamme! È ancora viva! Chiamate l'energumeno! Dai piedi, lei è mia! Concentrati, Lara. Puoi farcela. Non sai fare di meglio? Morirai! Sto arrivando. Sparami tu. Ti faccio vedere io. Sì, sono ancora viva. Settembre 1982. Inizio a farmi un'idea più precisa. Per scoprire il segreto dell'isola dovrò prima conoscere a fondo la sua storia. Mi occorre tempo e spazio per studiare. L'isola cela molti misteri. Primo fra tutti, quello delle rovine di un antico regno giapponese e della sua misteriosa regina. Tutto ha avuto inizio da lei.
bene, si comincia. Ok, interfacciati con l'antenna. Ok. Bene, ora trova il canale di emergenza e sintonizzalo sulla tua radio prima di trasmettere l'SOS. Ehi, qui stiamo tenendo incrociato l'impossibile. Grazie. Annesso situazione. Puoi attendere una risposta. Sintonizzazione con la stazione radio d'emergenza internazionale. Mayday, Mayday. Parla Lara Croft dell'Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel Triangolo del Drago. Chiediamo aiuto e assistenza medica. Passo. Mayday, Mayday. Parla Lara Croft dell'Endurance. N177A, vi stiamo cercando da quando la vostra nave ha inviato l'SOS. Ormai non ci speravamo più. Nemmeno noi. Sappiamo dov'è l'isola, ma ci servirebbe un segnale visivo. Mi inventerò qualcosa. Facciamo rotta verso di voi, chiudo. Sei grande, Lara Croft. Anche Reyes ha sorriso, pensa un po'. Un segnale. Fuoco, carburante, fiamme. Posso farcela. Dell'ascensore. Carburante. Devo trovare il modo di incendiarlo. Thank you.
Dovrebbe funzionare. Raggiungerlo.
riesco a togliermelo dalla testa. Una tempesta si è formata all'improvviso, dal nulla, e ha abbattuto un aereo. Non può essere. Non è razionale, Lara. Deve esserci una spiegazione, solo che ancora non la trovo. Avrò sbagliato qualcosa. Qualcosa mi sarà sfuggito. Dovevo controllare meglio i cieli, scegliere un'altra zona d'atterraggio. Ora sono morti. Ed è tutta colpa mia.